Allora, buonasera, siamo qui per presentare un libro di Enrico Pizzianti, un libro su Andy Warhol, il cui titolo è Andy Warhol, inchiesta sul re della pop art. Apparentemente sembrerebbe una biografia, ovvero il racconto della vita di Warhol. Andando avanti nella lettura ci si rende conto invece che questo è un libro che va in direzioni, diciamo così, inconsuete, ovvero Enrico prende una figura come Warhol, ne ripercorre la cronologia, le opere, ma questi diventano dei pretesti o dei presupposti per parlare del mondo contemporaneo. Ovvero, non a caso il sottotitolo recita Inchiesta, e qui l'inchiesta è sul contemporaneo. Si parte da Warhol per parlare del contemporaneo. Probabilmente con l'assunto che Warhol sia ancora un nostro contemporaneo. E perché dico ancora? Perché in fondo Warhol è un artista che appartiene rispetto a Enrico Pizzianti, mi verrebbe dire, alla generazione dei suoi nonni, neanche dei suoi genitori. Ecco, questo è qualcosa che capita molto spesso, cioè le generazioni ritrovano più nei nonni che nei genitori dei modelli di riferimento, forse dei modelli. Intendo modelli culturali di recupero. Allora, la prima, visto che insomma, alla fine lasciamo la parola a chi il libro l'ha scritto, la prima domanda che io faccio a Enrico è: Andy Warhol, inchiesta sul re della pop art, che libro è? Ecco, innanzitutto grazie mille al Circolo e grazie mille a te Riccardo per questa opportunità, perché secondo me questo è proprio il contesto perfetto per provare a spiegare un po' la strambezza, la stranezza di questo libro. Che libro è? È la risposta più semplice, però anche forse un po' troppo semplice, è che è un ibrido. È un ibrido perché contiene una grossa parte narrativa, perché alla fine un po' stranamente è una biografia, nel senso che è il racconto della vita di Andy Warhol, ma quando ho pensato e quando ho cercato di scrivere questo libro, quello che mi premeva non era tanto raccontare una vita che dopo tutto è famosissima, è molto celebre, esistono documentari, film, serie TV, esiste quasi qualsiasi cosa, fumetti, ma raccontarne gli aspetti un po' meno celebri, ma soprattutto raccontare gli aspetti della vita di Andy Warhol che sono, secondo me, poi insomma, è un punto di vista, attuali e negativi. Perché quando si pensa a un artista che ha avuto quel grado di successo, che obiettivamente è rarissimo, perché stiamo parlando di qualcuno che sì, rappresentava le pop star, ma era poi diventato lui stesso una pop star. È una vita onestamente travagliata quando la si va a vedere e dà un po' di conforto a chi pop star non è sapere umanizzare in questo modo un divo di questa caratura, perché ha avuto effettivamente degli aspetti tristissimi e che molto obiettivamente dico, anche spero in modo onesto, ci riguardano le migrazioni che hanno riguardato la sua famiglia, ci riguardano un sacco di problemi che lui ha avuto. È stato un po' un pioniere, ecco. Quindi il libro è un po' questo, è un tentativo di fare questo. Ma c'è un altro aspetto. Tu hai prima parlato di ibrido, hai parlato anche di aspetti narrativi. C'è un altro aspetto che mi ha colpito: il fatto che attraverso Warhol e attraverso la ricostruzione anche di una serie di problemi e di una temperatura storica, tu in parte parli anche di te. Non che questa sia la tua di autobiografia, tu non cerchi punti di contatto sulla vita, però è un libro in cui tu alla fine tiri fuori delle cose che per qualche ragione ti hanno coinvolto, che per te sono importanti. Allora, al di là di chiederti com'è nata questa idea, perché insomma non è scontato che nella saggistica accada questo, mi viene però da pensare che questo tipo di operazioni di scrittura o letterarie sono sempre più diffuse, cioè capita sempre più spesso, penso ad esempio nel caso della narrativa all'autofiction. Il fatto che la nostra prima persona sia sempre più presente nella scrittura, sia romanzesca sia saggistica. E questo è qualcosa che forse, ecco, ai nostri nonni sarebbe sembrato strano. In un certo senso mi viene da pensare che è quasi una propaggine dell'uso che facciamo oggi dei social.
fondo il social è sempre in prima persona, no? Cioè, anche se io ti dico, guarda, c'è una mostra da vedere, magari Warhol, o c'è un libro da leggere, o questa è la mia opinione politica, però quell'io è presente. Secondo te perché accade questo? E perché in fondo il pubblico è interessato a questo io? Cioè, non è una forma di narcisismo, ma è proprio una forma retorica del mondo contemporaneo. Ecco, credo che questa sia una domanda molto interessante perché effettivamente è una cosa a cui ho pensato mentre lo facevo. Io credo che sia un po', molto banalmente, un po' di deformazione professionale. Cioè io faccio il giornalista, ma faccio il giornalista anche su cose approfondite, saggistiche, un po' ibride. Non mi occupo di cronaca, mi occupo di politica, di attualità. Occupandomi di questi temi mi capita spesso di dover dire in qualche maniera come la penso. Non è un fatto che a me personalmente piace moltissimo, però le persone che leggo, le firme, i giornali, non soltanto italiani, ma anche i grandi giornali americani, per esempio l'Atlantico, il New York Times, usano molto questa forma perché, insomma, ha un che di giornalistico, ma anche un che di narrativo. E la narrativa serve per mantenere alta l'attenzione dei lettori su dei temi che poi magari sono tecnici, particolarissimi e così via. Un po' credo che sia questo. Cioè la necessità di creare una spina dorsale all'interno dei saggi che sia narrativa, un po' per appunto una questione di marketing delle parole, saperle vendere, che non è un fatto per forza negativo, anche se forse suona così, e credo che sia proprio utile per provare a mantenere con sé i lettori e soprattutto non dare per scontato che la gente ti debba leggere, perché obiettivamente non è così. Tu peraltro sei molto più esperto di me perché tu di saggistica appunto ti occupi anche. E poi credo che ci sia un'altra questione, e cioè che dire di sé dà la sensazione di dire la verità. E questo credo che però non sia ovvio, nel senso, l'impressione che do se No, scrivo su un non lo è. articolo, Non lo è. esatto, non lo è. Però appunto l'impressione che do se io scrivo di me è al lettore è una cosa del tipo, guarda che io testimonio con la mia prima persona, non è che ho sentito parlare dell'argomento X, ho proprio visto, esperito con la mia persona, col mio corpo, con la mia esperienza di quello che ti racconto. E questo crea una specie di legame empatico un po' più forte con chi ci legge. E credo che sia l'insieme di queste due cose che poi ha portato anche me a scrivere un po' in questo modo alcuni pezzi di questo libro. Dico alcuni pezzi perché io a volte non mi sono saputo trattenere dal mettere un po' del mio punto di vista, come dicevi giustamente, all'interno del libro, ma anche perché Andy Warhol è Inchiesta sulla Pop Art è un po' un libro che io ho voluto scrivere sin da ragazzino. Non sapevo che avrei scritto dei libri perché non sapevo nemmeno che avrei scritto nella vita. Però è un argomento con cui ero fissatissimo sin da bambino, direi, bambino, meno che adolescente, e quindi un po' lì mi è cascata la mano, ecco. Ecco, questo mi interessa particolarmente perché chiunque scrive probabilmente ha avuto un momento nell'infanzia, appunto nella giovinezza, in cui è accaduto qualche cosa che gli ha fatto dire, beh, voglio dedicarmi a questo. Poteva essere un interesse artistico, culturale o già direttamente di scrittura. Insomma, è un po' strambo Warhol come interesse della giovinezza. Nel senso, se io mi confronto con la maggior parte delle persone che conosco, spesso quella prima ispirazione è un po' più pop. Mentre in fondo avere la folgorazione per Warhol da ragazzini è più una folgorazione colta che pop, è paradossale, no? Cioè il re del pop in fondo non è così pop se ti folgora a 12-13 anni. E come è successa questa cosa? Ma è successo che io, per puro caso, immagino, perché non ricordo esattamente l'episodio, ma quello che è successo è che io ho ricevuto delle informazioni sugli aspetti un po' più strambi di Andy Warhol, cioè che le prime informazioni che io ho avuto su quest'artista non erano, era un artista famosissimo con i capelli dipinti di bianco e con degli occhiali strani, che questo è quello che tutti sappiamo, ricchissimo di successo, e che dipingeva i ritratti di Elvis Presley e Marilyn Monroe. E io ho ricevuto subito delle informazioni che riguardavano il fatto che fosse criptico, tendenzialmente tendente al mutismo, omosessuale e con una vita travagliata. Ma queste Però informazioni da dove sono venute fuori? Come ci sei incappato?
Io ho avuto la fortuna di avere tra gli amici dei miei genitori delle persone che conoscevano, che erano appassionati di giornalismo e di narrativa e quindi che mi hanno raccontato delle storie. Io a 10-12 anni non leggevo, leggevo pochissimo, comunque non leggevo delle biografie o su temi politici. Ero più un banalissimo ragazzino che al massimo leggeva qualche fumetto. Subito dopo però questa cosa mi è rimasta perché alcuni di quei temi sono tornati e credo che un po' funzioni così la memoria, cioè che succede una cosa per caso, poi quella cosa si ripete e crea una cosa che in filosofia si chiama isotopia, cioè che ogni tanto c'è un'onda di quello stesso evento che si ripete, ripetendosi riaffiora e riaffiorandosi a un certo punto rimane. E, no, io invece Andy Warhol la prima volta che ho saputo che esistesse era in una puntata di Love Boat. L'ho visto in televisione e pensavo fosse un attore, non avevo informazioni di storia dell'arte per poterlo inquadrare. L'ho capito molti anni dopo, perché comunque nel manuale d'educazione artistica c'erano le sue famose Marilyn, ma non c'era la sua foto, quindi non avevo messo insieme i pezzi. Ora, Warhol è famoso anche tra i non addetti ai lavori da un po' di anni per una sua iper celeberrima battuta, che è quella nel 2000 tutti avranno 15 minuti di celebrità. Mi sembra che dica nel 2000, adesso non me la ricordo, però insomma è passata in proverbio questa espressione, no? E ce n'è un'altra, secondo me, molto più interessante, che è quella in cui lui dice io bevo la Coca-Cola, la regina Elisabetta beve la Coca-Cola, tutti bevono la Coca-Cola e né il Presidente degli Stati Uniti né la Regina Elisabetta potranno bere una Coca-Cola più buona di quella che stai bevendo tu in questo momento. Questa seconda affermazione mi interessa di più perché sembra una battuta, in realtà è riassunto in due frasi il meccanismo di funzionamento della società di massa e dei prodotti di massa, più o meno. Ora, tu prima dicevi che in fondo Warhol ti interessa, ti ha colpito proprio per questa celebrità, cioè forse è davvero il primo artista che ha avuto un tipo di attenzione pari a quella di una pop star, di un divo del cinema e via dicendo. Cioè, in senso assoluto storico, probabilmente il primo è stato Michelangelo, però Michelangelo è stato il primo essere famoso, non il primo essere venerato dalle masse, semplicemente perché nel 500 le masse non esistevano. Che cosa è rimasto per oggi di questo, secondo te, nel rapporto con le forme culturali, con l'arte, col desiderio di essere scrittori, artisti, di inventare delle cose, nel pubblico di massa e negli artisti di massa? Nel senso, è vero che oggi tutti abbastanza facilmente possono avere quei 15 minuti di celebrità, però nessuno è Warhol, o sì? Allora, nel libro provo un po' a rispondere a queste due domande, nel senso che, allora, la prima è che sì, secondo me è un po' è vero che esistono questi 15 minuti, non sono propriamente quei 15 minuti, possono essere i 15 secondi, che sono i secondi che dura ogni storia Instagram, oppure possono essere appunto i mezzi che usiamo e che sono sempre più diffusi, quindi anche popolari, da qui anche pop, con cui comunichiamo. Secondo me la cosa interessante di quella visione del mondo è che noi percepiamo da quella frase che Warhol aveva capito prima degli altri che si sarebbero democratizzate le forme di espressione, che è una cosa che non riguarda soltanto l'arte in senso stretto e non riguarda nemmeno solo il design, quindi i prodotti di massa, riguarda letteralmente tutto. Oggi noi sappiamo, no? È il solito discorso che si fa un po' sui social network, ma da questo punto di vista si capisce un po' meglio, e cioè noi abbiamo effettivamente la possibilità tutti di comunicare dalle stesse bocche, cioè il mio account Twitter, il tuo account Twitter e l'account Twitter del Papa hanno lo stesso font, Arizona. esatto, sono tutti uguali, conseguentemente è davvero difficile, poi da qua nascono mille questioni, è davvero difficile discernere e dire quello è davvero il Papa, quella persona è credibile su quello o quell'altro argomento. E questa democratizzazione che ovviamente è parte anche non so, della maggiore partecipazione politica, di un sacco di cose positive, è anche però preoccupante da altri aspetti. Ne dico uno, il più banale, le notizie false, è difficile riconoscerle. E, sul fatto che nessuno sia Andy Warhol ha avuto
grandi capacità di visione, che non sono propriamente quelle di un artista, a me verrebbe da dire più quelle di un manager, anche se in questo modo forse gli sto togliendo un po' di aura magica. Però effettivamente in certe occasioni, come quando progettò la copertina, in realtà anche gli interni di un'edizione di Harper's Bazaar, che è una famosa rivista americana che in realtà adesso esiste anche in Italia, e in quelle occasioni lui ha dimostrato di aver capito che bisognava essere dietro, cioè bisognava stare un po' dietro le quinte per avere davvero il polso di come succedono le cose culturali, anche di farle succedere. Lui sia in quella copertina a cui facevo riferimento, quello che succede è che lui, che era l'unico di una schiera di giovanissimi artisti selezionati per far parte dell'edizione, fa le foto a tutti gli altri. Quindi di fatto è parte dei giovanissimi sponsorizzati da quell'edizione del magazine, ma lui allo stesso tempo regista, fotografo e in qualche modo anche designer del prodotto, anche se del prodotto editoriale. Che era una cosa che per un ventenne era obiettivamente molto intelligente da fare, ecco, mettiamola così, particolarmente intelligente. Ma Questo è questa tipico, visione. però, scusami. No, perdonami, ti ho interrotto. No, questa visione insieme poi la dimostra anche in una cosa che in realtà conosciamo tutti, la Factory, cioè lui è stato il fautore di tantissime carriere artistiche. Giulio non si è limitato, come potremmo immaginare noi oggi, a investire su di sé, cosa che ha ovviamente e ampiamente fatto. Lui ha investito su un sacco di altre persone, che però di rimando hanno creato la sua aura, cioè lui era il creatore di talenti, oltre che un talento. E in questo senso io poi nel libro faccio un lungo paragone con Mark Zuckerberg, che appena ventenne, quello che ha capito è che nel suo Facebook, che era un blog in cui bisognava votare chi era più bello o più bella tra i volti di chi stava all'università con lui, era una cosa banalissima, aveva capito che il vero potere non era essere votati o stare sullo schermo ed essere scelti in questo giochino col click, era possedere l'intero giochino e anche determinarne i meccanismi. Andy Warhol un po' ha fatto questo. Dicevo, questo in fondo ha delle caratteristiche tipicamente statunitensi, no? Cioè i grandi registi sia di teatro che di cinema in America sono sempre stati anche degli impresari. Tu prima hai usato manager, forse impresario è un termine che gli somiglia in un'altra maniera, un po' meno aziendale rispetto a manager. A un certo punto c'è un capitolo molto bello che tu dichiari che avresti dovuto scrivere, mettere alla fine del libro e invece lo anticipi, in cui tu ricordi il fatto che nell'educazione di Warhol erano state presenti per ragioni religiose, liturgiche, le icone. E da questo suggerisci il fatto che noi possiamo guardare in fondo i grandi ritratti fatti da Warhol come icone. Oggi è possibile qualche cosa del genere, secondo te? Cioè, oggi a chi farebbe il ritratto Warhol? Oppure non lo farebbe? Se Warhol ha fosse. fatto ritratti a tantissima, credo di sì, anche perché lui ora sarebbe ultra novantenne, sarebbe molto anziano, quindi probabilmente sarebbe in quella fase della vita in cui o sei completamente ritirato a vita privata oppure ti concedi facilmente. Penso che la via di mezzo sarebbe rara. Però ovviamente qua si tratta di ipotesi, però credo di sì perché lui davvero. Allora, noi conosciamo pochi, insomma, sono famosi pochissimi dei suoi ritratti, quelli di Elvis, quelli di Marilyn, quello del presidente Nixon. Però lui in realtà ne fece di centinaia e centinaia di persone. Ora, non li ho mai contati, neanche quando ho lavorato al libro, però sono davvero tante centinaia. Lui ha fatto dei ritratti di persone non famose, ha fatto ritratti di artisti, ha fatto un sacco di opere che non erano ritratti e che non riguardavano il successo. Quella di cui parlo più spesso è la serie dei disastri. Morte e disastro in serie, che è obiettivamente una serie di opere tutte riguardanti morti e disastri, che non è così famoso. Quando uno pensa a Warhol, non pensa a questa serie, eppure l'ha fatta, e anzi, il volto di Marilyn fa parte tecnicamente di quella serie lì, per quando è stato riprodotto in serigrafia. Ma quello che probabilmente oggi farebbe Warhol è arretrare il potere.
Perché quello a cui ho provato ad arrivare nel libro è una risposta che è un po' una risposta alla domanda che facevi tu, cioè a chi era interessato, cosa voleva davvero ritrarre con le sue opere. Tutto sommato, credo che l'unico minimo comune denominatore che si può trovare tra tutto ciò che ha fatto è la potenza comunicativa e ancora più andando all'osso è il potere. Perché politici, artisti, eccetera, eccetera, hanno solo tutti i personaggi che alla fine lui ha attratto e poi ritratto, erano tutti personaggi particolarmente influenti, almeno su una nicchia di società. E quindi forse stiamo parlando di influencer, e cioè di chiunque abbia un'influenza sugli altri. Ma secondo te il potere, nell'ottica ovviamente warholiana, è pop in sé? Questa è una domanda un po' assurda. No. No, 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 io credo di no, anche perché spesso lui è uscito completamente, anche quando è stato categorizzato il pop, è stato dopo il movimento di cui ha fatto parte Warhol e molte persone con cui Warhol ha lavorato. Subito dopo però si sono dati dei confini, no? Quando si immagina una categoria e la si battezza in un modo, in questo caso pop art, quei confini lì però sembra assurdo, ma lui da quei confini spesso è uscito. Alcune cose che lui ha fatto non sono per niente pop. Alcuni film, anche questo è un aspetto che pochi conoscono di Andy Warhol regista, sono dei film sperimentali che oggi farebbe un artista di quelli assolutamente, insomma, un artista contemporaneo di quelli incomprensibili che oggi definiremmo come strambi, artistoidi, troppo particolari, incomprensibili. Lui è stato anche questo tipo di artista, quasi un secolo fa. Mi fai pensare con queste cose che dici che in fondo tu dici oggi avrebbe 90 anni e quindi il mondo in cui lui è nato, il mondo in cui lui ha lavorato, il mondo che conosciamo oggi sono mondi molto diversi. Tornando su quell'aspetto bizantino di Marilyn, no? Cioè il fatto che un'immagine icona, un'immagine potere, un'immagine di influenza sugli altri. In fondo esercita un certo tipo di malia su chi la guarda, però in questi ultimi 100 anni è anche molto cambiato il tipo diciamo così, il tipo di valori che noi leghiamo a questa famosità, a questo rispetto, a questa venerazione. Ovvero, se noi dovessimo dire, cioè se io dovessi dire qual è forse l'aspetto che riassume il tipo di prestigio che esercitava Warhol, mi verrebbe da dire che è il glamour rispetto ad altri artisti. Cioè, non mi viene da dire che Warhol era considerato un autorevole, ovvero l'autorevolezza la leggo ad altri artisti del Novecento, cioè ognuno ha delle sue caratteristiche, no? Le caratteristiche di valoriali che noi leghiamo a Winston Churchill non sono quelle che leghiamo a Marilyn Monroe, pur essendo entrambe icone del XX secolo. Secondo te stanno cambiando questi parametri? Te lo chiedo perché a me sembra che una delle cose che, ad esempio, proprio la comunicazione di massa recente, i social network hanno introdotto, è che se un tempo l'autorevolezza era comunque una virtù indiscutibile, oggi è una tra le tante possibili, o meglio, molte persone non la perseguono, neanche la prendono in considerazione. Ad esempio, oggi c'è la giustizia o la simpatia fra questi valori, no? Ci sono delle persone che non vogliono essere autorevoli, ma vogliono essere percepite come giuste. Questo è qualcosa che nell'Ottocento forse avrebbe fatto ridere, non sarebbe interessato molto. Che ne pensi di questa cosa? In che modo questa cosa, secondo te, è collegata a una visione warholiana delle cose? Ecco, secondo me molto, molto collegata. Innanzitutto perché appunto i valori che ha incarnato Warhol rispetto ad altre persone altrettanto famose, altrettanto potenti comunicativamente, erano effettivamente completamente diversi. Io prima ho usato la parola critico. Ora, per capirci, Warhol era uno che dava le interviste rispondendo a monosillabi, facendo proprio in modo che i giornalisti, la stampa, i fan gli andassero dietro come si andava dietro ai Beatles. Quel tipo di fama è assolutamente piramidale, cioè per
pochi gesti, pochi simboli, poche rappresentazioni, enorme, rappresentavano un enorme potere. Parlo di un potere comunicativo, ma da qua a cascata andava anche quello economico e così via. Altre figure invece parlavano in modo decisamente diverso, più chiaro. Basta pensare, oggi, sì, oggi che si parla molto di vaccini, si dice Elvis Presley si prestò a farsi vaccinare in TV e quello cambiò un'intera campagna vaccinale. È vero, e Warhol non sarebbe assolutamente stato un buon partito quanto lo fu Elvis, perché capire da un punto di vista razionale la vicenda waroliana è impossibile. Lui ha fatto tutto il contrario di tutto, disse tutto il contrario di tutto, per dirne una. Lui disse più volte di essere assolutamente puramente americano. Moltissime altre volte invece si vantò, e anzi delle sue origini est europee, e anzi sottolineò che a insegnare a disegnare non fu una scuola, una grande università americana, ma sua madre, Julia, che era una persona analfabeta o semi-analfabeta, che anche in punto di morte, quando già viveva negli Stati Uniti da moltissimi anni, parlava comunque male inglese. Queste contraddizioni però erano parte del potere che descrivevamo prima, quello criptico, quello meno comprensibile, meno chiaro, quello un po' oscuro, ma molte delle persone che hanno frequentato Warhol e che hanno incrociato la carriera di Warhol, ne dico due, Bob Dylan e i Velvet Underground, di questo mutismo, di questa cripticità, di questa aura un po' mistica, ne hanno fatto un'arma comunicativa. Bob Dylan è quello che, quando ha ricevuto l'Oscar, scusate, il Nobel per la letteratura, ha rifiutato dicendo che aveva da fare. Sono cose che avrebbe potuto fare anche Warhol. Cioè, quel tipo di comunicazione lì è assolutamente, si basa sull'incomprensibilità, anche se sembra un po' un paradosso, credo che sia così. Beh, questo è anche il modello Greta Garbo, cioè il sottrarsi, il non dire, no? E il nascondersi. Ma secondo te l'autorevolezza, il prestigio e la famosità si costruiscono solo in questo modo? Cioè, detto in altri termini, oggi si parla troppo. Sì. Forse sì, osservando quella vicenda lì, che è quella della vita di Andy Warhol, sì, ma anche quella di Bob Dylan, di Velvet Underground, di Nico e di tantissime altre persone che poi lui ha frequentato. Però forse si tratta soltanto di contesto storico. E cioè, torniamo al fatto che ora noi abbiamo delle possibilità che sono materiali, non per fare troppo i marxisti, però sono proprio delle cose che noi non possiamo fare a meno di utilizzare se non arrendendoci a una totale irrilevanza. Questa diretta, come moltissime altre, un tempo sarebbero state molto meno e quindi forse anche migliori. Perché? Perché più selezionate, perché fatte con più attenzione, perché se fai poche cose forse ci metti un po' più di avveduta. Però, insomma, non so nemmeno dire. La verità è che quei tempi... Però oggi queste tecnologie che noi usiamo sono elettrodomestici. Quindi non c'è neanche bisogno che siano così perfette, in fondo, no? Cioè, il social ha anche un aspetto ibrido, sporco, confuso, ed è parte della cosa che lo distingue poi da altri tipi di cose. Ci sarebbe oggi Warhol sui social? Quale userebbe? Twitter o Facebook o Instagram? E questa è una bella domanda. Provo a rispondere anche a questo nelle parti di libro, ovviamente è troppo difficile, però una cosa che si può dire di Warhol è che, e anche questa sembra forse un po' contraddittoria, ma per quanto lui si, appunto, facesse un po' pesare le assenze comunicative, lui in realtà era uno assolutamente presente ovunque si potesse essere presenti. Era solo il tipo di comunicazione scelta che cambiava, che non era quella dello sproloquio, che oggi forse è quella che va per la maggiore, raccontare se stessi, no? Torniamo anche ai temi di prima. Lui invece faceva proprio pesare la sua assenza, soprattutto quella comunicativa. Ripeto, lui diede un mare di interviste rispondendo a monosillabi, anche cose onestamente incomprensibili, o comunque forse addirittura insensate, già pensate per essere insensate. Se Warhol fosse vivo oggi, probabilmente userebbe i social, perché uno degli ultimi capitoli, forse l'ultimo che scrivo, è dedicato a una vicenda particolare in cui un pezzetto di vita di Warhol è andato a occupare un pezzetto di storia in cui i social, o comunque non i social, però la tecnologia per come la conosciamo oggi esisteva già. Ed è la storia di quando Andy Warhol fu
non veniva chiamato così, però si parlava di questo, un influencer per un computer, uno dei primissimi computer, che era l'Amiga 1000. E lui non solo si prestò a questo grande evento di lancio in cui lui disegnava con un programma molto simile a quello che noi conosciamo oggi come Paint. Non soltanto si prestò, ma fece delle foto, vennero fatti dei video, lui venne istruito su come usare questi programmi, disegnò live, un po' come se fosse un evento simile a quando oggi presentano una nuova Tesla con Elon Musk sul palco e degli invitati e delle gag pensate per essere virali, per essere diffuse. Ecco, lui si prestò a una vicenda simile. Poi io li ricostruisco un po' in quel capitolo come quelle opere si sono perse e poi sono state ritrovate. Però lì si può dire proprio che Andy Warhol non faceva dei passi indietro, era assolutamente attivo sia sul campo tecnologico. Perché comunque anche quando lui si inventa il far arte con le serigrafie, stiamo comunque parlando di tecnologia, anche se oggi ci pare super vetusta. Però anche su tutti gli altri aspetti tecnologici, dalla fotografia fino alla computer art, perché di fatto di quello si trattava, lui era uno che si buttava. Quindi forse oggi userebbe tutto, forse oggi userebbe tutto. Senti una cosa, torniamo un attimo sul libro in quanto libro. Siamo partiti dicendo questo aspetto ibrido, mescolanza di registi diversi, anche di intenzioni diverse. Ti faccio una domanda difficile. Perché hai scritto questo libro? Chi dovrebbe leggerlo? O chi potrebbe trarne giovamento? Ecco, tutte domande difficili però belle, quindi grazie. Allora, chi No, nel senso, potrebbe... questo è difficile perché magari non ci hai pensato, non lo so, eh. Allora, devo ammettere che mentre scrivevo il libro rispondevo a un'altra esigenza e non ho pensato al libro come un prodotto che poi è anche qualcosa di sbagliato, però non ho effettivamente pensato al libro come qualcosa che dovesse soddisfare un certo tipo di richiesta, perché secondo me... Sarebbe stata una battaglia persa. Una richiesta precisa per questo libro probabilmente non c'era. E quindi ho fatto un libro ibrido, come dicevamo prima, che raccontasse Warhol, però in un modo che non si sovrappone per niente, spero, al come è stato raccontato finora. E raccontare in modo nuovo Warhol ci voleva uno sforzo particolare perché di libri su Warhol ne esistono decine. E quindi ho fatto varie cose. Una, la prima e secondo me la principale, ho cercato di attualizzarlo, e cioè di parlare della storia di Andy Warhol parlando del presente e non del suo tempo, o meglio, parlando di entrambi e cercando di metterli in rapporto, perché secondo me alcuni dei temi, che poi un po' come ho organizzato anche i capitoli, del libro, alcuni dei temi di cui oggi dibattiamo anche ferocemente, perché sono cose che percepiamo come nuove, quindi dei temi che ci prendono anche emotivamente, come il femminismo, come la possibilità di essere se stessi dal punto di vista dell'identità di genere e così via, oppure i diritti delle persone transessuali. Tutte queste cose, oppure il soft power politico, il rapporto tra Occidente e Oriente, sono tutte cose che pensiamo siano nuove. Perché quando si pensa all'identità e all'estetica, alla rappresentazione delle persone transessuali, non riusciamo a ricordare qualcosa che è esistito prima di, dico, la prima persona che mi viene in mente in Italia, Vladimir Luxuria, ma penso che l'Italia sia stato il primo paese al mondo ad avere una persona transessuale in Parlamento. Però prima di quello, che comunque è qualche decina di anni fa, non c'è nulla nella nostra memoria storica collettiva, e credo che sia sbagliato. Perché in realtà, per esempio, molti decenni prima, nella storia di Warhol, le persone transessuali sono state rappresentate. E sono state rappresentate non in quanto vittime obbligate alla prostituzione, sono state rappresentate in quanto belle, in quanto Però siamo a New York negli anni 70. Però siamo in New Quindi. York 50 anni fa, anche di più. E quindi ho provato a attualizzare queste questioni, perché anche quando pensiamo per esempio alla Cina, noi diciamo, beh, la Cina è da pochi anni che è una potenza, prima non c'era sostanzialmente nulla di interessante. E invece Andy Warhol, rappresentando Mao, che poi è anche un ritratto abbastanza famoso, in realtà fece un lavoro eccezionale, perché quel ritratto di Mao, che non era un ritratto di Mao, era...
una fotocopia illustrata e colorata, insomma, era una serigrafia, diciamo, di un'opera che era quella più pop in tutto l'Oriente, e cioè il ritratto della Piazza Rossa di Roma. Ufficiale. Esatto. Però non mi ha risposto. E quindi ho cercato, esatto, e no, la risposta è che non so chi potrebbe riuscire a dirsi, mentre legge il libro, dire a se stesso, sono io, questo libro è per me, che capita con molte letture ed è una sensazione bellissima. Forse nessuno, però è un insieme di saggi, il libro che ho provato a Questo però scrivere. questo non va detto in una presentazione Eh no, perché... però bisogna essere sinceri, quindi sì. Forse nessuno dice questo libro era pensato per me, però forse risponde a delle domande o comunque apre a delle domande interessanti, secondo me, sul nostro presente, ripercorrendo una vicenda che parte quasi un secolo fa. Senti, io insegno al primo anno di università, subito dopo le superiori, a dei ragazzi che vogliono fare in senso lato i designer, dove per oggi designer è diventato un termine gigantesco, cappello, che può andare appunto da chi si occupa di moda a chi fa l'illustratore, insomma, chi si occupa di vari tipi di arti contemporanee, che hanno però insomma un piede forte all'interno di quella che prima chiamavamo l'impresa, no? Cioè l'impresario, cioè una serie di attività che stanno a cavallo fra l'aspetto estetico espressivo e l'aspetto produttivo. Se io ti chiedessi quali sono le ragioni per cui oggi un ragazzo di 19-20 anni che vuole studiare queste cose dovrebbe sapere chi è Warhol, perché non è scontato. Cioè, o meglio, Warhol è famoso. Però da sapere che esiste a sapere perché dovrei sapere come ragionava, ce ne passa. Quali sono le cose che diresti? Quindi non le cose che diresti da un punto di vista storico, è stato importante perché a uno di 20 anni, perché uno è stato importante, gli interessa relativamente. Credo di avere una risposta netta a questa domanda, e cioè, per fare prima un passo indietro, probabilmente uno dei lettori ideali è un ragazzo di 20 anni che studia design in senso lato e che studia design e soprattutto con un focus sul senso estetico. Il perché è il libro che ho scritto è un po' un tentativo di far questo, e cioè, quando un ragazzo di 20 anni o una ragazza di 20 anni immagina il proprio futuro in una disciplina, almeno per esperienza personale, credo che la immagini più semplice di quello che è. E per semplice non intendo facile, intendo meno complessa. Cioè, crede che quella disciplina abbia dei confini abbastanza netti, come se ci si specializzasse in biologia marina. La biologia marina ha un percorso standard netto in cui tu studi biologia, devi avere le basi di chimica e poi dopo biologia fai biologia marina e la biologia marina poi ti specializzi sulle alghe. Poi la settorializzazione è infinita, quindi dalle alghe si può andare ai microbatteri che formano le alghe, eccetera. Mentre le discipline come quella che insegni tu sono diverse, e cioè anziché questa forma piramidale o comunque a collo di bottiglia in cui ci si va specializzandosi sempre di più, hanno una forma più circolare, in cui molte discipline, molte vicende, molti temi si incrociano. E quindi, secondo me, idealmente, quando si studiano queste discipline qui, sarebbe ideale farsi un'idea della complessità di almeno alcune vicende, che funzionino un po' da pendolo in mente mentre si studia, in modo che ci si renda costantemente conto della complessità della materia. E proprio per complessità intendo che quella materia lì contiene negazioni. E non c'è una storia, non so, a me non viene in mente, perché in questo momento una storia più contraddittoria di quella di Andy Warhol non esiste. Quindi forse anche partire da questo libro per farmi autopubblicità non sarebbe malissimo, però in generale direi di prendere delle vicende, delle storie che rimangono a memoria, quindi non dei temi oppure delle idee. Ma no, come si dice, le idee camminano alle gambe delle persone. Quindi prendere una vicenda particolare, che può essere quella di Warhol o forse anche molte altre, e notare come in una vicenda anche di grandissimo successo ci siano dei temi che si contraddicono, dei temi cupi, delle vicende bizzarre, alcune contraddizioni, violenze, storie tristi, fallimenti. Io racconto di molti fallimenti. Secondo me,
quando si hanno 19 anni, leggere dei fallimenti dei giganti, per esempio, perché Warhol fu un gigante, è utile per farsi un'idea di come sono le cose davvero. A distanza di quanti sono? Probabilmente 25 anni da quando sei stato folgorato da Warhol la prima volta, forse un po' meno, una roba del genere. No, beh, 25 anni fa ne avevo 7, però sì, 20 Eh anni no, fa. ti ho invecchiato un po' troppo. 20. Che pensi di quell'intuizione che avevi avuto? Cioè, di quella prima volta che hai detto questa cosa mi interessa? Cioè, in che modo è stata presente da 20 anni fa a oggi? Penso forse di aver esagerato, perché va bene anche farsi piacere un artista, però sviluppare una fissa di questo tipo per alcune sue vicende è forse troppo. E quello si vede bene leggendo il libro, perché quando parlo di presenti o di politica cinese e racconto di quando Warhol è andato in Cina, uno dice, beh, però allora leggi tutto attraverso quella lente lì che è la lente della vita di Andy Warhol. No. Non sono uscito di testa così tanto, però penso di aver esasperato e portato un po' alle estreme conseguenze, cioè scriverci un libro, quell'intuizione, quel piacere iniziale che avrà avuto all'età di 10 anni. Però anche se bizzarro e forse appunto esagerato, a me dà una certa soddisfazione, nel senso che effettivamente è una cosa che è durata 20 anni nella vita di chi ne ha 30. Dà una specie di piacere di completezza poi scriverci un libro di 300 pagine, perché alla fine è anche lungo. Ma sai perché ti chiedo questo? Perché la maggior parte delle persone che hanno un artista preferito, solitamente quando dicono artista preferito si riferiscono alle opere. Invece mi sembra di intravedere che a te quello che ti ha folgorato di Warhol è il Warhol persona, non tanto le opere. Non so se sbaglio in questo. No, è verissimo, ma perché le opere, dopo tutto, sono delle rappresentazioni di un'idea, altrimenti non sono opere. Anche i prodotti che non sono opere d'arte sono rappresentazioni di un'idea, e andare alle origini di quell'idea mi ha interessato di più. Tu prima parlavi del fatto, del rapporto tra icone bizantine e i ritratti di Warhol. Questo forse va spiegato, lo dico in due parole. È una vicenda che parte dal fatto che Warhol veniva da una famiglia di una piccola minoranza che ancora oggi vive ai piedi dei Carpazi, che sono i ruteni, e che sono che è una piccola comunità ortodossa. E effettivamente esistono delle tradizioni, alcune le racconto, alcune le ho lasciate fuori dal libro, e delle tradizioni artistiche vere e proprie, cioè appunto, per esempio, come poi è tradizione tra gli ortodossi, rappresentare le icone su degli sfondi piatti. Questi sfondi generalmente appunto non rappresentano, non contengono nessuna rappresentazione di altri oggetti, per dare un risalto più forte al santo. E spesso questi sfondi sono dorati. Il passaggio è che non soltanto Andy è vissuto e cresciuto in una comunità che è quella, perché lui è l'unico dei fratelli che è nato negli Stati Uniti, però tutta la famiglia e la comunità che ha frequentato a Pittsburgh, che è la città in cui è nato, e facevano parte di quella comunità, anche dal punto di vista religioso e linguistico. Ma è ancora più forte questa influenza, perché è stata ancora più forte perché la madre di Andy, che citavamo poco fa, che è poi l'unica persona che ha davvero insegnato a Andy a disegnare, a riempire con i colori di quei classici libroni con le figure già disegnate, con le outline nere. E quella persona era un'artista così brava all'interno della comunità rutena, non era davvero un artista, non aveva una carriera di quel tipo, però era così apprezzata che era l'unica donna ad essere ammessa, quando invece vivevano nell'Est Europa, in quella che oggi è la Slovacchia, per intenderci, era l'unica donna ammessa a dipingere proprio quelle icone. E Andy ha appreso direttamente da quella donna. Ecco, queste vicende, secondo me, dicono un po' di questo rapporto temporale, ecco. Senti, ti faccio un'ultima domanda che però è doppia. Perché una persona che si sente un artista voglia diventare famoso, è qualcosa abbastanza di piano da comprendere.
Per esempio, se io leggo il tuo libro, mi rendo conto che nel desiderio di essere famoso di Warhol c'era anche un desiderio di riscatto, dovuto a tutta una serie di situazioni di minorità sociali, psicologiche, storiche in cui lui si è trovato. Ora però viviamo, torniamo sul presente, in un'epoca in cui il desiderio di essere famosi è sempre più diffuso. Perdonami, ed è una caratteristica dei tempi che viviamo. Cioè, se fossimo andati da un uomo medievale, essere famosi forse non era qualcosa che gli interessava più di tanto. Ripeto, in parte perché non c'era una società di massa, quindi al massimo potevi essere noto nella contea e forse già lo eri anche facendo il panettiere. Ma i desideri di riscatto erano d'altro tipo, probabilmente legati anche appunto a visioni di paradisiache e cose simili. Insomma, oggi è abbastanza diffuso, è abbastanza noto il fatto che le persone sempre di più vogliono essere famose. La domanda, ti dico, è doppia. Perché secondo te accade questo? Perché le persone vogliono essere famose, secondo Enrico Pizzianti? Perché le persone vogliono essere famose, secondo Ernie Warren? Allora, le persone vogliono essere famose perché c'è un discorso di economia della reputazione che prima non esisteva e che oggi invece esiste. Quando nei lavori, nei mestieri intendo, in cui la creatività ha un peso, parte di quel peso che ha il mestiere dipende dalla reputazione. E con la reputazione si pagano alcuni mestieri, cioè ci sono alcuni lavori, ed è una cosa affrontata da saggi, articoli e discussioni accademiche, alcuni lavori vengono pagati in reputazione, cioè ci sono delle persone per come, per il tipo di contesto sociale, economico e politico che viviamo, ci sono delle persone che vengono pagate e vengono retribuite con questa moneta simbolica. Conseguentemente oggi quella moneta simbolica è ambita. Se esiste un mercato, evidentemente il punto è che è ambita, perché se fossimo tutti dei frati che ambiscono invece a una rivincita post-mortem, allora probabilmente nessuno di noi accetterebbe dei lavori o di fare delle cose senza un compenso economico, ma con un compenso simbolico. Secondo Andy Warhol è un po' più difficile rispondere alla domanda, ma lui probabilmente aveva intercettato questo andazzo, aveva visto questo trend, ovviamente molto molto prima che ci fossero i social network e la società che conosciamo noi oggi, in cui viviamo oggi, però Andy Warhol fece questa cosa già con la sua factory, cioè alcune delle persone lui non le pagava. E alcune delle persone che lavorano per lui non le pagava e poteva non farlo perché si trovava in una nicchia culturale e sociale in cui appunto questo trend stava già nascendo. Una delle persone con cui Andy Warhol ha avuto un rapporto più forte, quasi d'amore, anche se lui era omosessuale, questa era una donna, si chiamava Edie Sedgwick. Andy Warhol ha usato Sedgwick in un, dico usato anche un po', cioè uso il termine soppesandolo, però è vero. L'ha usata come modella, l'ha usata come attrice, l'ha usata come aiuto regista, l'ha usata in un sacco di contesti e non l'ha mai pagata. Quando Edie Sedgwick veniva da una famiglia ricchissima, e non è un caso, e quando Edie Sedgwick poi aveva dei problemi economici, perché aveva anche dei problemi psicologici, non era precisamente la persona che sa badare alle spese, alle uscite economiche. Quando lei ha avuto dei problemi economici, Andy Warhol si è comunque rifiutato di pagarla, obbligandola di fatto a tornare nella famiglia in cui lei però aveva subito degli abusi. Lei è dovuta tornare perché in assenza totale di risorse economiche al centro di New York non ci si poteva vivere e lì lei troverà la morte a soli 28 anni. Quindi Andy Warhol era assolutamente consapevole di cosa significava la fama da un punto di vista proprio di economia. Cioè lui assolutamente gestiva la fama di chi, di tutta la community che si era creata e che lui di fatto aveva creato intorno alla Factory e non solo intorno alla Factory. Ma oltre a gestire la propria e quella di queste persone, lui ha usato la volontà di fama in più occasioni come una vera e propria moneta. E di fatto ha anche costruito almeno una parte della sua carriera, che noi tutti conosciamo perché è eccezionale, perché di fatto pochissimi hanno raggiunto quei livelli di fama, anche così. Bene, allora, tu hai avuto più o meno 50 minuti di celebrità stasera. Io ti ringrazio per tutte le cose che ci hai raccontato. Allora,
Io consiglio quindi la lettura. Prego? Grazie mille a te. No, figurati, figurati. Enrico Pizzianti, Andy Warhol, inchiesta su Rete la Pop Art. Hai un'ultima cosa che ci vuoi dire? Che non ti ho chiesto e a cui avresti voluto rispondere. No, però una cosa sì, una cosa sincera è che sembra rufiana, invece non lo è, che una cosa che si potrebbe fare è leggere cromorama e figure, che sono i tuoi libri usciti per Compiani, per avere un contesto un po' anche di cosa significano le implicazioni sociali e tecniche, anche da un punto di vista del design, che è un tema che io, su cui un po' purtroppo sorvolo nel libro, ma è anche un tema in cui l'opera di Andy Warhol ha avuto un peso. Noi abbiamo parlato poco della Coca-Cola, ma avremmo potuto parlare dei barattoli di zuppa Campbell e un sacco di altre cose molto, molto celebri dell'opera di Andy Warhol, e forse una buona combo di letture sarebbe questa. Io ti ringrazio. Però secondo me la cosa interessante stasera, appunto, secondo me era parlare perché tu hai desiderato scrivere questo libro, perché credo che quello sia poi lo spunto che dà alle persone il desiderio di volerlo leggere. Cioè, questo è un libro che alla fine è diverso da tutte le biografie su Warhol che ci sono in giro, e la differenza fa chi è che l'ha scritto. Sì, io direi questo. Comprando quel libro un po' a caso, uno potrebbe inizialmente rimanere deluso e dire: ma questa non è davvero una biografia, è un saggio sul presente e sul passato, un saggio che mette in relazione un sacco di cose attraverso la vita di Andy Warhol. È vero, però secondo me si impara un po' di più rispetto a una piatta Sono biografia, d'accordo. no? Quelle scritte in un modo wikipedico. Dall'altra parte, è una cosa un po' più varia, è che mette soprattutto in risalto la complessità e appunto i legami che la storia di una singola persona fatta di carne e ossa come noi ha con tutte le vicende del contesto economico, sociale, politico, estetico, artistico, che poi l'hanno determinata. Bene, allora. Grazie per questa chiacchierata e boh, ci vediamo un'altra volta a parlare di qualche altra cosa. Speriamo, speriamo. Grazie mille, Riccardo. Ciao. Ciao Enrico, grazie.